La storia della studentessa prodigio Carlotta Rossignoli si arricchisce di nuovi dettagli. Avevo raccontato come nella sua narrazione giornalistica delle sue conquiste accademiche mancassero tasselli importanti. In particolare tacevano la sua felice situazione economica, il privilegio di poter frequentare le scuole private, la vita tra hotel di lusso, borse e orologi da decine di migliaia di euro, che di certo non l'hanno inserita a pieno titolo nella lista degli studenti che hanno battuto ogni registrare solo per merito. Poi, per carità, nemmeno il privilegio garantisce un buon reddito scolastico. Ma sicuramente il pensiero di non doversi svegliare alle 5 del mattino per lavorare in un bar e pagare la retta scolastica aiuta a velocizzare i tempi della laurea. Anche il fatto che la studentessa premiata da Mattarella e programmata per eccellere in ogni campo insiste sull'importanza di non perdere tempo e sulla sua vita immolata al suo studio contrasta molto con quanto mostra sui social. Roba sua che nemmeno Licia colò, e credo si sia laureata tanto tempo fa. A questo vanno aggiunti i numerosi servizi fotografici di intimo, abbigliamento ed eventi sportivi, campagne pubblicitarie locali per laser estetici e negozi vari. Poi c'è l'attività televisiva in un programma sportivo locale, sessioni in palestra, le foto per i social, le bobine. Insomma, dice di dormire poco per studiare. Ma per studiare laureandosi presto e potendo fare tutto questo. L'ultimo sonno di Carlotta deve essere stato mentre galleggiava nel liquido amniotico. I dubbi dei colleghi universitari ad ogni modo, non avrei motivo di dubitare delle sue straordinarie qualità. Se non fosse che alcuni dei suoi colleghi del college hanno iniziato a sollevare pubblicamente preoccupazioni. Come ho scritto nell'articolo precedente, c'è chi sostiene che i suoi esami si siano svolti rigorosamente a porte chiuse e che inizialmente la sua tesi è stata bocciata, per poi essere riammessa. Una sua ex compagna di classe racconta che Carlotta Rossignoli non si legava quasi a nessuno e che sua madre era spesso presente negli ospedali e nelle università. Era anche la modella testimonial del campus universitario su tutti i manifesti in giro per Milano, mi racconta uno studente che, tra l'altro, si chiede come sia possibile la semplice narrazione madre casalinga barra padre impiegato di banca visto il tenore di vita familiare ricca che emerge dai social di Carlotta e della madre trapellicce, resort di lusso e borse Chanel. La questione più spinosa, però, quella senza dubbio vera e documentabile, è che la velocità con cui Carlotta Rossignoli si è laureata in medicina all'Università Vita Salute San Raffaele ha creato molto malcontento tra i suoi compagni di classe. Non sarebbe infatti possibile laurearsi un anno prima in quello frequentando contemporaneamente il quinto e il sesto anno. C'è un iter molto rigido tra tirocini e obbligatori presenze, per le quali in tanti hanno sollevato il problema della strana possibilità offerta a Carlotta Rossignoli e non a tutti gli studenti. Noi normali studenti di quell'università siamo a dir poco imbarazzati e arrabbiati. Siamo stronzi a dover fare 8 ore di lezione al giorno senza avere tempo per studiare. Siamo stronzi che saltiamo le sessioni per molti esami. Facciamo solo noi. La rata del sesto anno è solo per noi coglioni, lamenta su Instagram uno studente del San Raffaele. E le proteste erano arrivate alla dirigenza universitaria ben prima del caso mediatico scoppiato nei giorni scorsi. La lettera alcuni studenti del corso di Carlotta Rossignoli avevano infatti inviato la seguente lettera al presidente del corso di laurea internazionale Andrea Salonia e al preside della Facoltà di Medicina del San Raffaele Flavia Valtorta. Lettera ignorata, a cui non è stata data risposta e che era la seguente. Gentile Facoltà di Medicina, vi scrivo oggi per affrontare una questione importante a nome di tutta la mia classe. Siamo sicuri che questa email arrivi senza troppe sorprese. Questa è la laurea di una nostra collega, Carlotta Rossignoli. Vorremmo sapere come è possibile per te laurearti prima di tutti gli altri. Vorremmo anche sapere come è possibile che abbia potuto fare, e fatto, il quinto anno insieme ai corsi e agli esami del sesto. Come avrebbe potuto fare in anticipo le rotazioni che solo ora la classe poteva fare, tali poiché il suo progetto di tesi di 8 mesi si è concluso ad ottobre quando ci è stato permesso di iniziare solo a maggio 2022. Vorremmo sapere come queste eccezioni sono possibili per alcuni studenti. Perché non ci è stata data la stessa opportunità? Da dove viene questa eccezione? Come hai potuto fare diversi corsi in diversi anni insieme? Vorremmo una spiegazione. In secondo luogo, poiché la nostra compagna di classe Carlotta Rossignoli è stata autorizzata a laurearsi prima della nostra sessione di esame ufficiale, vorrei anche chiedere a nome della mia classe se avremo tutti l'opportunità di laurearci prima.
Pensiamo che l'esclusione da questa opportunità di laurearsi presto sia ridicola. Visto il possibile completamento degli esami nella sessione di dicembre e il completamento della tesi nel periodo minimo di 8 mesi, alcuni compagni di classe potrebbero laurearsi a febbraio. Perché questo non è possibile per le persone che sono in grado di farlo? Vorremmo una spiegazione sul perché il nostro compagno di classe è sempre un'eccezione a ogni regola che questa università sembra attuare in modo così rigido, ma che diventa molto risolvibile e flessibile quando riguarda il nostro compagno di classe. Questo problema solleva anche preoccupazioni sulla credibilità del corso e della laurea, poiché le regole sono modificabili solo per alcune persone. Vogliamo solo delle risposte. Sono sicuro che queste risposte sono state richieste da molti anni e da altri corsi, anche da studenti già laureati, poiché siamo sicuri che hai già ricevuto altre email. Ma le scrivo a nome della mia classe, poiché è un nostro collega di classe. O forse è meglio dire che era una collega, visto che le sono stati concessi dei privilegi e ora si sta laureando, a differenza di noi. Non vediamo l'ora di sentire la tua risposta. Cordiali saluti, IMDP anno 6, il silenzio dell'università, insomma, una mail molto chiara, che meritava una risposta. E invece, mentre i giornali festeggiavano la studentessa prodigio, nella sua università nessuno rispondeva a una semplice domanda: perché lei e noi no? Eppure i professori Salonia e Valtorta avrebbero il dovere di dare spiegazioni a chi paga una retta in quell'università e giustamente crede che ci siano corsie preferenziali. E già che ci sono, dovrebbero anche chiarire se è vero, come dicono in tanti, che la studentessa ha dato gli esami a porte chiuse e la sua tesi è stata inizialmente bocciata e poi improvvisamente accolta. Sulla questione oggi è intervenuto anche il rappresentante degli studenti in Consiglio regionale Rosario Losigio, scrivendo una lettera al rettore dell'Università Vita Salute San Raffaele Enrico Gherlone. L'email chiederebbe spiegazioni su come sia possibile, come nel caso di Carlotta Rossignoli, laurearsi in medicina in soli 5 anni anziché in 6. Si chiederebbe inoltre di respingere pubblicamente l'idea che i risultati accademici si possano raggiungere dando fino a dormire, che non solo non è vero, ma screditerebbe l'università stessa. In caso, ancora una volta, di mancata risposta sul processo di accelerazione degli studi, gli studenti chiederanno spiegazioni direttamente al Ministero. Insomma, il caso Rossignoli sembra essere appena iniziato. Intanto, in attesa di risposte adeguate dall'università, mi chiedo se forse, la prossima volta, non sia il caso di raccontare l'incredibile storia dei tanti studenti che si laureano lavorandovi, visto che il tema della natalità è di gran moda, anche avere figli.